stabilimento che tutti voi conoscerete, l'ingegnere Giovanni Vincenti. Grazie. Ringrazio tutti per la presenza a nome mio e anche di tutti i dipendenti che qui rappresento. Io uso spesso un termine di paragone: se l'automobile è Torino, per la Galatina la cementeria è qualcosa che fa parte ormai della sua storia, della sua cultura e della sua tradizione. Almeno tre generazioni di galatinesi e di paesi limitrofi qui ci ha messo piede. Probabilmente io sono forse anche una prosecuzione della generazione precedente, di questo ne sono veramente orgoglioso. Una piccola storia, ma brevissima, per capire anche l'evoluzione che ha avuto la cementeria. È nata verso la fine degli anni 50, nel 56 in particolare, grazie all'impegno e all'investimento di una famiglia galatinese fedele. E verso la fine degli anni 80 è subentrata il gruppo Colagen. Ha fatto degli investimenti e nel 92 praticamente ha messo su una nuova linea che potete praticamente ammirare. Tutto lo stabilimento si sviluppa su un'area di 58 ettari. Tanto per dare, io vi darò dei numeri perché credo che alcuni numeri siano poi fondamentali per capire alcune cose. Si sviluppa su un'area di 58 ettari, di cui ben 25 sono aperte, quindi l'avrete potuto sicuramente ammirare. Non entrerò nei termini tecnici di produzione, di processo, perché anzi vi invito, chi poi ne avesse voglia, basta contattare la segreteria, vuol dire, come lo abbiamo sempre fatto, continueremo a farlo, è possibile effettuare visite guidate, noi siamo a completa disposizione. Voglio darvi soltanto alcuni numeri. Il piatto di Galatina ha una produzione di 1 milione di tonnellate di clinker, di cui chiaramente trasformate in cemento parliamo di 1.400.000 tonnellate. Vi lavorano 142 dipendenti, sono 400 le persone coinvolte nell'indotto. Quando parliamo di indotto intendiamo trasporti, ditte esterne, diciamo che le persone normalmente che fanno parte dell'indotto sono circa 400. I prodotti i cementi che vengono prodotti in cementeria sono 4, adesso al di là delle sigle. Abbiamo quindi una linea di cottura per una produzione di 1 milione di tonnellate e con 3 mulini per la macinazione. 2 capannoni per le materie prime, quindi tutte le materie prime in arrivo in cementeria sono stoccate a coperto. Abbiamo 47 filtri che rappresentano il numero, questo dall'idea della grandezza dell'impianto. Il trattamento, abbiamo un unico grosso grande elettrofiltro e un elettrofiltro che tratta tutti i gas della combustione. Abbiamo 13 sigli tra sigli e serbatoi e appunto io questi dati forse vi annoierò, però sono importanti. Noi gestiamo 1500 motori in compartenze, fermate, allarmi, tutto in automobile. Quindi io voglio sottolineare queste cose perché credo che siano importanti, poi rimangono più di altre parole. Abbiamo tantissimi nastri trasportatori ed elevatori, adesso senza entrare. Abbiamo praticamente, noi ci collochiamo quindi, abbiamo due porti di partenza per quanto riguarda l'esportazione, che sono gli alicoli di Torino. E cosa ha fatto Colagen Galatina per la comunità, per la zona e per la zona su cui lavora? Io parlerò di alcune cose fatte con delle foto, poi ognuno potrà giudicare come meglio crede. Noi abbiamo ereditato, avendo avuto il passaggio tra la vecchia gestione, diciamo, e Colagen, abbiamo ereditato alcune cave negli anni 70, il dottor Angeli parlava di cave ereditate, che noi abbiamo recuperato. Io vi voglio far vedere, recupero ambientale cava Lustrella, che è a Putrofiano.
Questa era un'ex cava di argilla. Io vi mostro delle foto, ma voglio dire, siamo a disposizione, anche perché in quell'area di 17 ettari completamente recuperati esiste un importante museo paleontologico, il cosiddetto Parco dei Fossi, che vi invito ad andare sul sito per avere la possibilità di fare un giro e verificare quello che effettivamente c'è. E abbiamo piantato 8.000 piante. Ecco, per darvi un'idea, questa era un ex campo, questa era attualmente, che noi abbiamo restituito al comune e il comune gestisce. Noi ancora comunque effettuiamo la manutenzione del tempo. Ecco, abbiamo recuperato sempre a piccolo piano la cava Signorelli. Anche questa era un ex cava del periodo degli anni 70. Un recupero invece che abbiamo fatto all'interno della cementeria ed è diventata area verde è questa. Questa è una cava all'interno della cementeria. Questi sono i capannoni. Ecco, questo è quello che abbiamo fatto di recente. Ecco poi i giudizi. Invece parliamo, noi attualmente utilizziamo due cave, una cava di argilla nel territorio di Cutrofiano, denominata Don Paolo. Vi faccio vedere un po'. Allora, noi lavoriamo in un modo un po' anche diverso. Noi, è vero, effettivamente effettuiamo il prelievo del materiale, ma ripristiniamo contestualmente. Ecco, questa è la parte opposta della cava. È il lato opposto, ecco, potete vedere come viene recuperato. Ecco. L'altra cava è qui, la cava Maria Antonia, invece esiste nel territorio di Galatina. Ecco, questi sono i ripristini che Colagen normalmente fa nelle sue cave. Utilizziamo, è detto nella relazione, poi lo troverete sicuramente, utilizziamo un escavatore elettrico proprio per ridurre al minimo gli impatti sia di siti che anche di rumore. È una macchina impressionante, ma rumore zero praticamente. Ecco, poi per riagganciarci, per termine, al discorso del dottor Angeli, anche Galatina chiaramente è stata soggetta ai controlli che lo abbiamo fatto con la Fondazione Maugeri e il discorso della silice cristallina. I risultati sono stati abbondantemente al di sotto dei valori previsti dall'accordo. Abbiamo sicuramente partecipato alla riduzione di quel 30% degli infortuni registrati nel gruppo Colagen. Grazie all'impegno, alla formazione, all'informazione che noi da anni continuiamo a fare. Infine solo un brevissimo accenno su quelli che sono stati i nostri rapporti. Io ho preso chiaramente solo alcuni, ma i nostri rapporti con le amministrazioni, con le associazioni sono frequentissimi. Per cui volevo darvi innanzitutto la manifestazione che abbiamo fatto il 10 maggio, che è di cementerie aperte, che dai numeri, vuol dire, siamo rimasti veramente colpiti, abbiamo portato in cementeria più di 2.000 persone e abbiamo fatto vedere quali sono i nostri impianti, come ci si lavora, e c'è stata una grandissima partecipazione. E alcune iniziative fatte per l'ospedale pediatrico di Galatina, questa è la biblioteca che chiaramente potete ammirare, e di recente anche la donazione di apparecchiature medicali. Abbiamo ospitato l'assemblea annuale dell'AITEC, che è la nostra associazione, portando un po' il personale, i dirigenti di tutte le aziende del cementiere italiano. Il concorso borse di studio Colagen, che sicuramente è una delle iniziative di cui andiamo forse più fieri in associazione con il Circolo Quadrifoglio, che è un circolo dove praticamente partecipano i dipendenti, quindi oltre al lavoro c'è anche lo spirito di gruppo, che sicuramente è fondamentale, dove poi vengono fuori iniziative del genere, che sono quelle delle borse di studio che ha premiato per le scuole superiori, quindi un'iniziativa che sicuramente porteremo avanti.
Poi i rapporti con l'università e con le scuole sono frequentissime. Io cito l'Università degli Studi di Lecce, ma abbiamo avuto anche rapporti con il Politecnico di Bari. Addirittura c'è stata una laurea di un ragazzo che ha fatto uno studio su alcuni aspetti del